essere sbagliato così in modo così grossolano negli ultimi anni, cioè mi spiego, quando questa crisi inizia negli anni nel 2008 grosso modo, quando arriva l'Europa nel 2009, ecco, un po' dopo gli Stati Uniti, all'epoca Sarkozy e la Merkel decidono che quello che stava avvenendo in Europa è una crisi del debito sovrano, cioè la loro diagnosi è quella, e in base a quella diagnosi applicano la medicina e il fiscal compact. Il punto è che in realtà non era quello il problema, non era assolutamente quello il problema, cioè la crisi del debito sovrano, cioè l'aumento del debito in rapporto al PIL, era avvenuto per due tipi di problemi. Il primo, che riguardava i paesi già indebitati come la Grecia e l'Italia, ad esempio, la Spagna non era indebitata, anzi, la Spagna era un ottimo rapporto all'epoca, perché erano i paesi, come anche l'Irlanda, erano i paesi che erano entrati male all'euro, nell'euro. Cioè, quando l'euro si nasce, il cambio della valuta nazionale all'euro, per il quale ogni Stato entra, è molto vantaggioso per la Germania e molto penalizzante per le monete deboli. Tutte le monete deboli, la peseta, la lira, la dracma, tutte le monete deboli. Infatti per la Germania tuttora l'euro continua a essere una moneta buona, concorrenziale. Cioè, se tornassero al marco, il marco sarebbe più pesante dell'euro. Quindi loro ancora, anche con l'euro a 1,40, 1,37 in rapporto col dollaro, continua a avere un vantaggio. Per noi, per tutti altri, è stato veramente una ballata. Quindi c'era un gruppo di paesi che era in sofferenza per questo. Ma questo cosa voleva dire? Che i mercati di quei paesi avevano molto rallentato la crescita, perché c'era stato un aumento così folle dei prezzi interni, le 1.000 lire che diventavano un euro, vi ricordate? Le cose che valevano 1.000 lire che diventavano un euro, perché un euro era 1936, questi raddoppi dei prezzi di un giorno per l'altro, ovviamente c'è stata una frenata sul consumo interno, sul mercato interno, e non c'era stato un vantaggio sulle esportazioni, perché per noi l'euro è una moneta troppo forte per esportare. Viceversa, c'era un altro tipo di altri tipi di paesi come la Germania, come la Francia, eccetera, che avevano un buon rapporto col debito PIL, erano nei parametri di Maastricht, cioè entro il 60%, e che all'improvviso sono saltati questi rapporti. Oggi nessuno sarebbe dentro Maastricht, tutti sono sopra questo parametro. Si sono indebitati fino al 60, 70, 80, 90%, perché? Perché hanno fatto dei massicci salvataggi del sistema finanziario, delle banche. Quindi, cioè, noi eravamo conciati male prima, gli altri hanno messo i soldi sulle banche. Ah, questo non si chiama crisi del debito sovrano, questo si chiama insostenibilità di politiche economiche, sia dal lato per quello che riguarda la moneta per noi, sia per quello che riguarda la priorità che è stata data al sistema finanziario. Allora, siccome appunto la diagnosi è sbagliata, la cura è stata sbagliata, e quindi si è applicata una cura di cavallo per risanare i conti dello Stato e abbattere il debito, dimenticandosi di un principio basilare dell'economia, che se l'economia non cresce nessun debito è sostenibile. Cioè il debito tu lo paghi in base a quanto cresci, e quindi non c'è un debito insostenibile per definizione. Cioè il Giappone in questo momento ha un debito del 220%, e non sta per fallire il Giappone. Gli Stati Uniti hanno un debito al 185%, non stanno per fare gli Stati Uniti, perché se l'anno prossimo crescono 3 punti, quel debito cala, cioè loro riescono a starci dentro, gli interessi che pagano per il debito rimane dentro. Il nostro problema è quello, il nostro problema è stata la mancanza di crescita. Allora, come fa la crescita quando cadi in recessione come successione? Come sta facendo gli Stati Uniti, appunto? O il Giappone è peggio, è caduto in deflazione, che è quello che sta per capitarci. 5 paesi dell'area euro la settimana scorsa sono andati in deflazione, cioè cara il PIL, vuol dire che l'economia si è fermata e i prezzi cominciano a scendere, perché la gente non compra più aspettando che scendano ancora, e quindi si alimenta questa non volontà di consumo con il crollo della produzione, perché nessuno vende, nessuno compra, e quello si chiama deflazione. Di solito l'economia classica è la fase finale prima del fallimento, cioè lo stadio terminale di un'economia prima di fallire. Infatti il Giappone, dopo 5 anni di inflazione, cosa hanno fatto? È arrivato un premier pazzo, apparentemente pazzo, ma che è quello che ha detto: ragazzi, ha preso la macchinetta, ha cominciato a stampare moneta, ha detto: noi dovevamo creare l'inflazione, perché l'antidoto alla deflazione è l'inflazione. Quindi tu stampi moneta di solito per portare almeno il 2%, che è
faccia del Giappone. Venerdì scorso Draghi cosa ha detto? Quando si è utilizzata 1.000 miliardi di acquisto di euro perché era inflazione, ma le ricette sono sempre quelle, sono sempre quelle. Poi aggiungiamo un altro pezzo, che questo ovviamente riguarda la politica, non tanto la tecnica economica, che è quello che sono le politiche attive, cioè le politiche industriali attive, la creazione di posti di lavoro pubblici, che è quello che è stato fatto negli Stati Uniti per uscire dalla grande crisi, il New Deal era quello fondamentalmente. Investimento massiccio sulle opere pubbliche con lo scopo più che altro di creare lavoro e che chi lavorava invece di essere disoccupato avesse dei soldi da spendere e rimettersi molto nel mercato. Obama sta facendo una politica molto moderna da questo punto di vista, non sono più le grandi opere di una volta, perché poi di grandi opere c'è poco da fare. Ma ad esempio ha fatto un piano miliardario di investimento sulla ricerca e innovazione, cioè creando 40 centri di ricerca e innovazione pubblici, cioè finanziati dallo Stato, perché producano brevetti da dare all'industria, quindi regalando all'industria quello che viene fuori perché avere un vantaggio, investendo su tutte le università e i college delle zone industriali perché formino le figure che servono all'industria, quindi con soldi pubblici perché formino la gente che serve, i laureati che poi servono all'industria, facendo una politica ad esempio sulla fiscalità, cioè abbassando le tasse, intervenendo sul consumo, sul costo dell'energia, cioè creando un pacchetto che attiri qualcuno. E chi voleva attirare loro? I loro stessi industriali, cioè loro, quello che è riuscito a fare. A tanti ne Obama su altri temi, su questo devo dire sta applicando una politica che sia moderna e impeccabile, cioè lui è impegnato su quello che sta avvenendo, un processo che si chiama tecnicamente di reshoring, cioè di ritorno delle imprese che hanno delocalizzato. C'è l'economia offshore, quella che se ne va e questa è quella che torna, cioè rendendo conveniente alle imprese americane che avevano delocalizzato negli ultimi 30 anni di tornare a produrre negli Stati Uniti. Pensate che tra un mese andrà sul mercato americano il primo computer assemblato negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni. Cioè da 20 anni il paese che ha inventato il computer non si assemblava un computer, si faceva tutto in Cina, in Vietnam, in Malesia. Per la prima volta dopo 20 anni sarà un computer made in USA proprio fatto lì dentro. E questi posti di lavoro che stiamo vedendo, la trimestrale loro di l'altro ieri ci parlava di 290.000 posti di lavoro, sono tutti posti di lavoro in industria che sta tornando. In più stanno tirando altri. Io abito in mercato dove c'è l'Alcatel, che è un'azienda che il sito di mercato è un sito di ricerca, non un sito di produzione. 40% di brevetti mondiali di Alcatel si fanno lì, 40% in gruppo. Loro se ne stanno andando. Problema occupazionale, c'è un problema strategico per l'Italia, se ne stanno andando in California, dove la manodopera è più alta che da noi, quindi non c'è nessuna convenienza sul costo della manodopera, ma c'è tutta una serie di convenienze tra lo Stato della California e gli Stati Uniti. Allora, queste cose le fa uno Stato, e per questo motivo noi non facciamo queste cose, perché non siamo uno Stato, e anzi, gli unici che guadagnano in questa crisi non sono interessati affatto che ci sia uno Stato, che il sistema finanziario e le banche, e quando va bene guadagnano e quando va male lo stesso guadagnano, perché non lo perdono mai. Esiste la Deutsche Bank, la banca centrale tedesca, scusate, la Bundesbank tedesca, ha incassato nel 2013 6 miliardi di euro di interessi di soldi che hanno prestato i paesi dominanti, cioè dalla Grecia, da noi, cioè i titoli che hanno comprato loro sui nostri debiti per aiutarci hanno prodotto di interessi 6 miliardi di euro alla banca centrale tedesca. Ecco, l'Europa fatta in questo modo, io devo dire tanto di cappello tedesco. Loro ci hanno creduto, ci hanno investito, sono riusciti a piazzare la loro gente, noi per 20 anni avevamo la politica del cucù dietro le colonne, facevamo gesti, ci divertivamo, non tutti si divertivano, l'Unione Europea, ma sì, mandiamo il politico a fine carriera, mandiamo il sindaco Trembato, ma chi se ne frega, cosa succede? Ecco, la Germania ha fatto un investimento e sta incassando. Allora, Tsipras, per chiudere la tua domanda, scusa, Tsipras in realtà, come sapete, questa volta per la prima volta si voterà anche un candidato a primo ministro europeo. È una grande novità che va nel senso di quello che noi pensiamo che sia corretto, c'è una maggiore democraticità delle istituzioni europee. Per la prima volta ci sarà un'indicazione da parte dei cittadini su colui che dovrebbe, o colei, che dovrebbe essere il primo ministro, chiamiamolo il commissario europeo. Noi sosteniamo Tsipras, il PD sostiene Schulz, gli altri sostengono
Juncker, cioè ciascuno, i verdi, dove ciascuno saranno 4-5 candidati. Grillo si sa, si sostarà a se stesso probabilmente. Dicevo, Tsipras perché? Perché forse l'esempio di cosa possa nascere di positivo da un disastro come quello che stai vivendo in un paese come la Grecia. La Grecia è un paese fallito, non è stato lasciato fallire, ma è fallito da tutti i punti di vista, anzi è crudeltà continuare a far credere i greci, se ci credono, o far credere tutti noi, che un paese che è fallito come la Grecia possa uscirne senza i vantaggi del fallimento. Cioè loro hanno, in questo momento stanno vivendo da 3 anni la parte nera del fallimento dello Stato, il crollo della scuola, il crollo della sanità, il crollo dell'impiego, il crollo dello Stato, eccetera, sta vivendo quella la parte vera del fallimento, ma non sta vivendo la parte buona, che io devo 100, negozio e pago 50, il resto si vedrà, come ha fatto la Germania. La Germania 1953 si va a Londra alla conferenza dei debitori della Germania, uscita dalla guerra, rovinata, e ovviamente fallita, era il secondo default nel Novecento della Germania, e cosa decisero? Che il 50% sarebbe stato pagato a 30 anni e l'altro 50% se una volta si fosse riunificata. Quando si riunificò, quali sei? No, adesso abbiamo i costi della riunificazione, quindi quel 50 non fa più pagare. Sapete chi erano i creditori all'epoca della Germania? Oltre agli Stati Uniti, la Gran Bretagna, quelli più scontati. La Grecia, la Spagna, l'Italia, il Pakistan, la Turchia, cioè, quelli non hanno mai visto niente di questo, perché una parte non è stata mai pagata e l'altra parte. Soltanto gli inglesi e gli americani che hanno vinto la guerra, e quelli sì che hanno visto i soldi. Gli altri, tipo i greci, che non soltanto non ebbero i loro crediti, ma i greci addirittura non ebbero nemmeno risarcimenti di guerra, non aspettavano quanto paese occupato la Germania. Però, chiudendo quella fase della storia, dicevo, in Grecia questo non si è potuto fare, se non in poca parte, perché in realtà qualcosa è stato animato del debito greco, e quindi loro continuano a essere una situazione. Un paese che non ha crescita, un paese che ancora probabilmente dopo le elezioni del 5 maggio gli verrà imposto ancora un ulteriore taglio, a questo punto non si capisce più di che cosa. Quindi ecco, la situazione che si sta vivendo questo. Ecco, in quel contesto lì abbiamo la politica tradizionale della Grecia, cioè quella che è responsabile anche di uno Stato che è uno Stato deficitario, uno Stato con un impiego pubblico gonfiato, uno Stato con il più alto livello di evasione fiscale, prima addirittura dell'Italia. Sempre gli armatori greci, che sono la prima voce dell'industria greca, non pagano le tasse in Grecia perché sono tutti domiciliati in Liberia, in Panama, in giro per il mondo. La Chiesa ortodossa greca, che è una potenza economica, non paga le tasse perché sono una chiesa. Cioè è un paese che ha tanti problemi, alcuni molto simili ai nostri ovviamente, però aggravati dal fatto che ovviamente non hanno un'economia come quella italiana, non hanno una tradizione industriale, è un paese molto più modesto da tutti i punti di vista. Dicevo, in questo contesto qua, quella politica, i socialisti sono praticamente scomparsi, c'è il PASOK, il partito socialista è quasi scomparso, il 6% attualmente, si sono polverizzati altri partiti tradizionali, sono nati, ma sono cresciuti i movimenti nazisti, e c'è un partito che si chiama Alba Dorata che si è avvicinato al 10%, e in mezzo a questo caos, quello che la stampa continua a insistere a chiamare la sinistra radicale, che non è sicuramente quello che intende la stampa, cioè la persona di questo giovane architetto, la stessa età di Renzi, giovane ingegnere, scusate, un architetto, che è riuscito nel miracolo di mettere in piedi una forza politica che all'ultima elezione, per pochissimi voti, non era la prima forza di maggioranza relativa, ma che nei sondaggi usciti in questi giorni per le europee ci dicono che è vicino al 30%, superando di 3 punti in Neodemocrazia, che è il partito di centrodestra che attualmente sta governando il paese. Allora, come l'ha fatto questo? Dicendo usciamo dall'euro, mandiamo a casa l'FMI, fuori dall'Europa, cioè dicendo le cose che per strada in Italia stanno dicendo tanti. No, lui ha rilanciato la costruzione europea, cioè lui che rappresenta una forza del paese che più sta soffrendo in questo momento una politica sbagliata in europea, rilancia la partita, lancia la palla in avanti dicendo no, noi vogliamo più Europa, vogliamo un'Europa diversa, vogliamo solo cose che si possono fare. I 10 punti del programma della nostra lista che sono stati scritti da lui sono tutti realizzabili, anzi la maggior parte li sta facendo negli Stati Uniti ad esempio,
quindi sono tutte cose che si possono fare se c'è la volontà politica, ed è una sfida, infatti dà molto fastidio questa sfida qua. Der Spiegel, che è il principale giornale tedesco, gli ha dedicato la copertina di settimana scorsa a Sindra dicendo il nemico numero uno della signora Merkel, nel senso che non è il pseudo romantico, quello che il neonazista, che quelli lì fanno anche il gioco ovviamente di quella lì, ma quello che sul tavolo mette delle proposte concrete per uscire dalla crisi, quando nel frattempo le proposte e le politiche applicate finora non ci stanno facendo uscire dalla crisi. Quindi c'è una grandissima dose di pragmatismo, e da questo punto di vista l'accostamento che fanno la stampa con la sinistra radicale, intendendo la sinistra che non combina nulla, che dice tutto sì 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 ma non ha nessuno, non c'è. Nella piattaforma di Sipra ci sono delle cose, tra l'altro alcune ultimamente condivise da molti. È stato appena varato un manifesto per il lavoro da grandi nomi della politica europea, di tutti gli schieramenti, dove si propongono dei punti nuovi. C'è un piano europeo sul lavoro, che non vuol dire metterci a assumere persone sull'impiego pubblico, ma mettere come priorità europea alcune politiche strategiche, grandi opere strategiche. Per l'Italia c'è una fondamentale, che è il tentativo di in qualche modo di arginare il dissesto idrogeologico, mettere in sicurezza il territorio. Credo che sia la principale opera pubblica che c'è da fare in Italia, è quella. Ma in primavera e in autunno, quando comincia a piovere, purtroppo soltanto dobbiamo capire da che parte avviene la frana, la diluvione, il disastro, per il territorio devastato. Quindi, ogni paese è proprio specifico, ma il punto è quello. L'Europa in questo momento, se vuole e se può, la prima cosa che deve fare seriamente per riattivare l'economia, cioè perché cresca l'economia e quindi giustamente con i conti in ordine degli stati si possa mettere in sicurezza il debito, è quello di attivare il mercato del lavoro. C'è paesi con il 25% di disoccupati come la Spagna, o noi che siamo arrivati al 13%, che è il numero del 1967, siamo tornati indietro di più di 30 anni, con i ragazzi, che se poi vedete le statistiche, 30, 40, 50% di disoccupazione sui giovani, vuol dire che il lavoro sta morendo. Cioè il 13 non fa tanta paura, ma se vediamo il 35 fa tanta paura, perché vuol dire che finiti quei lavori, quando quella gente andrà in pensione pian piano, abbiamo il nulla. Perché poi i giovani che lavorano sono tutti precari, quindi non avranno pensione, e se non ci sono pensione, se non ci sono contributi, il welfare chi lo tiene? Cioè sono delle domande veramente che mettono dei grandi punti interrogativi sul futuro del continente, che oggi invece purtroppo sono limitati al balletto dei numeri, dei numerini. Tu citavi 50 miliardi, che i druidi del Fiscal Compact dicono: no, ma non è vero, perché se l'Italia cresce almeno di 2 punti non ci costa niente. Dico, sì, capito. Ma siccome purtroppo l'Italia non cresce di 2 punti, ci costa, devi fare dei tagli se vuoi rispettarlo, perché o cresci o fai dei tagli. Siccome non stai crescendo, dovrai fare dei tagli, perché sta già parlando un'altra manovra della fine dell'anno. Però volevo chiedere una cosa specifica, perché